più consistenti rispetto a quelli che possiamo avere noi incontrando qui ogni dame. Sì, certo. Sì, certo, il problema però, l'AMTAS è questa, non mi pare. Credo siamo tutti quanti d'accordo, così come cercheremo di organizzare, credo che organizzeremo questo corso lì a Villa Mirafiori, sicuramente non possiamo riprendere la sapienza e il discorso sull'obiettività nella scienza sociale. E ovviamente potremo fare in modo, meglio che l'altra volta, perché l'altra volta fummo costretti a iniziare la cosa quasi alla fine dell'anno, proprio noi insistemmo, perché c'erano alcuni tentativi di sabotaggio, no? Farla partire comunque via la Sapienza, là non ci fu nessuna preparazione, diciamo, di gruppo. Mentre invece noi possiamo questa volta riprendere la cosa affrontando il tema con una organizzazione anche nel gruppo, una partecipazione nel gruppo, eccetera, eccetera. Però resta questa fase. Cioè, io torno a dire, la mia proposta è netta. Qui, giovedì qua, facciamo un giovedì lezione sul plusvalore, un altro giovedì argomento storico, politico, nel senso del giovedì. Io torno a fare questa proposta e torno a dire che Hegel lo recuperiamo all'interno di questo lavoro. E con la preoccupazione sacrosanta di Renato della pluralità, e venuti. E certi e la preoccupazione sacrosanta della pluralità noi certamente dobbiamo tenerla presente e dobbiamo organizzarla, ma questo non è nessun impedimento, perché dalla pagina di Marx è possibile esattamente individuare quel certo luogo di Hegel, quella certa tematica di Cartesio, di Leibniz o di altri, e i compagni saranno chiamati a chiarire queste cose, e quindi recupereremo tutto quanto. Il vantaggio è che potremo lavorare su un testo di comune interesse e immediatamente addirittura che potremo utilizzare nell'analisi politica. La base è questa, io ho fatto questa proposta e non so se questa proposta viene approvata. Questa proposta? Viene approvata. Io l'ho fatta una volta. Per questo non so se me l'ha approvata, se no. Noi lasciamo il metodo democratico. Che era stata rimasta. Una proposta